Un saluto alle lettrici e ai lettori di Bergamo News. Quest'oggi siamo sempre nella cornice, davanti al nostro caminetto, nella cornice del Relais San Vigilio di Città Alta con Giuseppe Guerini, presidente di Conf Cooperative, che si appresta a passare il testimone. Grazie innanzitutto per essere qui con noi quest'oggi. Grazie a voi per questa bella opportunità e questa bellissima location. Questa atmosfera. Atmosfera molto bella. Sì. Bene, Giuseppe Guerini ha guidato Conf Cooperative per un lungo tempo, quindi 12 anni, 3 mandati che proprio oggi si chiudono, no? Con il congresso, sabato 9 marzo. Anni molto difficili, quindi un periodo che ha visto crisi economica, che poi è diventata sociale, politica, delle rappresentanze, che poi è diventata sanitaria con la pandemia, quindi un periodo che immaginiamo sia stato anche emotivamente, insomma, impegnativo, i sentimenti coinvolti. Qual è oggi, insomma, in questo momento il suo sentimento prevalente? Ma intanto un sentimento di gratitudine per aver potuto fare questa esperienza, perché è stata un'esperienza molto intensa, molto ricca. È vero, sono stati anni difficilissimi, il 2012 è l'anno della crisi dell'euro e dei riflessi sul territorio, poi tutto quello che ha comportato sulla crescita delle diseguaglianze, su quello che poi abbiamo visto sulla pandemia, quindi sicuramente è stato un periodo appassionante, interessante, però provo un sentimento di grande gratitudine verso il territorio, verso i cooperatori, le cooperatrici, perché sono sempre stati molto vicini a me nel portare avanti questo lavoro, quindi è stato un lavoro molto collegiale. Io ho fatto, come dire, il frontman di una squadra, di un gruppo di cooperative molto importante, quindi il sentimento è questo, la gratitudine, la soddisfazione per i risultati, per aver accompagnato una crescita dell'organizzazione nella sua presenza nel territorio, nella sua capacità di costruire relazioni. Poi un po' di nostalgia sicuramente a partire da questo pomeriggio troverò. Ci sarà. Insomma, il periodo, diciamo, dicevamo anche in apertura, è molto lungo, insomma 12 anni. Com'è cambiato in questo periodo il mondo della cooperazione bergamasca? È cambiato molto per quanto riguarda la tipologia delle cooperative prevalenti. Un processo che è in corso da molti anni, già dai primi anni 2000, in cui è cresciuto il numero delle cooperative sociali in particolare, ma è andato diminuendo il numero di altre tipologie di cooperative, le cooperative di consumo, le cooperative di abitanti. No, in passato erano tantissime le cooperative che hanno costruito le case in cui abitano moltissimi bergamaschi. È cambiato completamente questo panorama e la presenza più numerosa oggi è caratterizzata dalle cooperative. Non è cambiata questa funzione della cooperativa, cioè di essere un'impresa fatta da persone che si mettono insieme per rispondere a dei bisogni che leggono insieme utilizzando lo strumento dell'imprenditorialità e della mutualità, condividendo quindi un percorso, che poi si tratta di fare attività nel settore agricolo, nella movimentazione merci, nei servizi. La cooperativa ha questa caratteristica e continua ad avere un significato importante, a maggior ragione oggi in un contesto economico che richiede un modello di sviluppo diverso. Mi sembra quindi di capire che le cooperative in questi anni sono riuscite a evolvere anche rispetto alle esigenze, ai bisogni, alle necessità del territorio. Se invece volessimo scattare una fotografia, un'istantanea sul mondo che ha rappresentato, quindi quello delle cooperative, di Conf Cooperative, di che cosa parliamo? Parliamo di cose che riguardano la vita quotidiana di tantissimi bergamaschi. Se cominciamo dalle cooperative più numerose, i servizi socioassistenziali, i servizi educativi, io credo che ormai
quasi nessuna famiglia bergamasca non abbia incontrato almeno una volta o sentito parlare di un operatore sociale, di un educatore, di un assistente domiciliare, di un parente ospitato in una RSA che quindi ha un contatto con le cooperative. Ma poi quando andiamo a fare la spesa, immaginiamo alcune proposte anche innovative, il sole e la terra, no? Una delle prime esperienze di negozio che vende prodotti biologici è nato a Bergamo grazie alle cooperative. Oppure prendiamo della verdura biologica e pensiamo alla Rete, una delle prime cooperative che ha fatto la produzione invece di ortaggi in forma biologica. Oppure se mangiamo una fetta di buonissimo formaggio Branzi, fatto dalla cooperativa Latteria Sociale di Branzi, o ancora il grana padano della Latteria Sociale di Torre Pallavicina. Quindi la cooperativa è molto presente nella vita di tutti i giorni delle persone, anche se a volte non la vediamo, non la riconosciamo immediatamente. Questo spiega poi il fatto che ci siano 281 cooperative che aderiscono alla nostra associazione, che occupano 13.000 lavoratrici e lavoratori e che hanno 130.000 soci. Molti di questi sono, ad esempio, i soci delle cooperative di consumo, i soci volontari delle cooperative sociali, i soci delle banche di credito cooperativo. Quindi c'è una presenza importante di queste relazioni che hanno un contenuto economico ma che è caratterizzato dalla reciprocità. Cooperative quindi che servono anche, insomma, tutti i bergamaschi, la vita dei bergamaschi, quindi dal cibo ai servizi, al credito, un settore economico importante, un settore economico che, le chiedo, è attrattivo per i giovani? Cioè i giovani oggi, i giovani bergamaschi, hanno interesse, esprimono un interesse nel lavoro cooperativo, vogliono costruire la propria carriera in cooperativa? Ci sono dei segnali interessanti, dal punto di vista dell'interesse sì, noi lo riscontriamo, troviamo persone che hanno voglia di occuparsi di questi settori, anche se viviamo una crisi di scarsità nella continuità dell'impegno, perché occorre dire che soprattutto nelle professioni del lavoro di cura lo stress, la fatica è molto elevata, soprattutto dopo il Covid. Quindi c'è un interesse, e la difficoltà è quella di trasformare poi questo interesse in un impegno costante sul piano dell'occupazione professionale. Poi ci sono dei fenomeni molto interessanti, ad esempio le cooperative che nascono nei paesi di montagna sotto la formula della cosiddetta cooperativa di comunità, ne sono nate alcune nel nostro territorio, in Val Brembana, in Val Serina, in Valimagna, in Val Seriana, e lì ci sono tanti giovani che si mettono insieme dicendo: noi non vogliamo andarcene dal nostro territorio, vogliamo occuparcene, abbiamo immaginato, intuito che la formula cooperativa ci può aiutare, e stanno nascendo queste esperienze. Ora qui la responsabilità grossa sta a noi, starà in parte anche, ci auguriamo, al legislatore, creare le condizioni affinché questi desideri si trasformino in realtà, perché noi ad esempio in Regione Lombardia abbiamo una legge sulle cooperative che nomina le cooperative di comunità, ma poi non ci sono strumenti di sostegno. Eppure questa, per esempio, potrebbe essere un ambito interessante di evoluzione. Oppure le comunità energetiche, un altro settore in cui potrebbe nascere nuova cooperazione. Rimane comunque un richiamo importante sulla voglia di partecipare in maniera diversa all'economia da parte di giovani o all'impresa. E qui ovviamente la sfida per i cooperatori delle nostre generazioni è: quale spazio riusciamo a fare? È stato parte importante del nostro percorso di preparazione proprio interrogarci su come riuscire non solo a essere attrattivi, ma poi a creare le condizioni, perché quando tu hai attratto, hai suscitato l'interesse di un giovane, questo sia coerente
a rispondere alle aspirazioni. Quindi diciamo, mi sembra di intuire che anche le cooperative, come le imprese di un'altra forma giuridica, sono alle prese con il passaggio generazionale. Beh, decisamente sia il passaggio generazionale sia il tema della scarsità. Io credo che oggi noi dobbiamo fare più seriamente i conti con la cosiddetta questione demografica. I giovani a volte non si trovano perché oggettivamente sono pochi. Ce ne sono meno. No, ormai siamo a meno, forse appena sopra i 400.000 nuovi nati in Italia. E la nostra provincia non è molto diversa. Sì, la città ha recuperato un po' sul piano della natalità, ma la demografia sfavorevole che ci aspetta per i prossimi anni è un enorme punto interrogativo. Certo. Veniamo ad un fenomeno di cui si è sentito spesso parlare, quello delle false, cosiddette false cooperative, ovvero quelle che sono cooperative nella forma, ma non nella sostanza, nei valori, nella trasparenza dell'azione. È un fenomeno che ha toccato anche Bergamo, e se sì, dal suo osservatorio cosa ha visto? Sì, sì, ahimè, questo è un fenomeno che incontriamo ovunque ed è un fenomeno che purtroppo per molti aspetti è legato in particolare alle cooperative del settore di movimentazione merci o delle attività esternalizzate dalle imprese, e quindi è un lavoro, cioè un settore che si crea soprattutto quando c'è una esasperata ricerca dell'abbattimento del costo del lavoro, e quindi l'utilizzo dello strumento cooperativo come strumento per manipolare le persone, abbattere il costo del lavoro. E falsare anche la concorrenza. E quindi chiaramente falsare la concorrenza. Poi occorre riflettere molto anche su quelle cooperative che magari non sono del tutto false, ma non sono nemmeno del tutto autentiche. Ora qui la responsabilità in parte sicuramente è nostra, in parte va fatta in un sistema di formazione. Noi la forma cooperativa non la studiamo a sufficienza, o meglio, la studiano magari in forma strumentale chi la vuole utilizzare, ma non costruiamo una consapevolezza su che cosa vuol dire essere socio di una cooperativa e quindi evitare di essere strumentalizzato o manipolato. Quindi cultura cooperativa come la cultura d'impresa. Assolutamente, assolutamente. E poi ovviamente bisogna che tutti quanti ci interroghiamo sul fatto che non possiamo continuare a pensare che se un lavoratore a un'impresa ordinaria costa 30 euro all'ora, lo posso acquistare a 12 euro all'ora perché me lo offre una cooperativa. Significa che quella cooperativa ti sta offrendo quantomeno un lavoratore sfruttato, ma spesso ti sta nascondendo il fatto che evade le tasse o che le elude, che evade le contribuzioni, e quindi occorre prestare molto attenzione come sistema, distribuendo un po' la responsabilità, perché possiamo parlare degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della responsabilità sociale d'impresa, ma anche questa fa parte della responsabilità sociale d'impresa. Per questo abbiamo ideato e promosso il progetto Impact Effetto Cooperativo. Ecco, Impact Effetto Cooperativo vuole un po' selezionare, no, la qualità del servizio delle cooperative, le regole, quindi le cooperative che rispettano le regole, che sono chiare per tutti. È uno strumento a cui lei ha tenuto molto, e secondo lei, quindi visto che è passato insomma già qualche tempo, c'è una prima analisi insomma degli effetti di questo strumento? Sì, basta, ecco. Sì. È uno strumento molto utile, noi confidiamo molto, in maniera molto semplice è un registro al quale ci si iscrive volontariamente, la cooperativa decide di aderire a questa proposta che prevede una serie di indicatori di qualità e di impegni assunti dalla cooperativa proprio sull'autenticità cooperativa da un lato e sulla qualità dei servizi offerti, di modo che ha un committente guarda in particolare al mondo delle imprese, dell'industria o delle imprese che acquistano servizi dalle cooperative, che può trovare lì delle cooperative che garantiscono l'autenticità e la qualità dell'offerta. Uno standard di qualità. Uno standard di qualità,
Oggi i risultati più soddisfacenti, più interessanti riguardano in particolare il rapporto fra sistema industriale e cooperative sociali di inserimento lavorativo. Nel sistema Impact oggi abbiamo presenti una ventina di cooperative che hanno aderito a questo progetto, ma che occupano circa 500 persone con disabilità coinvolte attraverso la collaborazione col sistema imprenditoriale. Ora l'ambizione è di estendere questo strumento anche alla cooperazione di lavoro, quindi a chi fa la movimentazione merci, i servizi per le imprese, e quindi deve diventare uno strumento di sistema territoriale per aumentare la qualità del lavoro e contrastare appunto la concorrenza sleale. 12 anni, dicevamo, quindi un lungo percorso, tante le cose che hanno richiesto il suo impegno. Qual è quella di cui è più orgoglioso, fiero, e qual è invece anche il rimpianto o il rimorso? Bene, o l'insuccesso. O l'insuccesso. E sul piano dei risultati, della soddisfazione, uno l'abbiamo citato ora, è il progetto Impact, ma direi l'attività che abbiamo fatto durante l'anno della Capitale della Cultura sul rilancio e l'investimento fatto con le cooperative del settore culturale e teatrale, che sono molto vivaci, è vero. Credo che però il risultato più interessante, anche se poco visibile se vogliamo, sia stato il percorso che ha portato alla aggregazione dei centri servizi. Nel 2012, quando ho iniziato, c'erano tre diversi centri servizi che facevano servizi contabilità, paghe per le cooperative. Oggi abbiamo CSA Coesi, che è, come amo dire io, un vero e proprio polo tecnologico di servizi a tutto il mondo dell'economia sociale, con uno sguardo proprio sulla capacità di creare competenze, di offrire servizi di qualità, e questo credo sia un risultato molto significativo. Sul piano degli insuccessi, io continuo a pensare con un po' di dispiacere al fatto di non essere riuscito ad essere abbastanza convincente nel aggregare le banche di credito cooperativo sia nella occupazione degli spazi che si erano liberati con la fine, diciamo così, o il cambiamento profondo del panorama bancario territoriale, e poi ovviamente sul fatto che non abbiamo potuto dare una risposta territoriale, e che quindi una banca che si chiamava BCC di Bergamo, che nasceva dalle valli bergamasche, oggi si chiama BCC di Milano, con tutto l'affetto e il rispetto, è sempre una banca di credito cooperativo, ma il sistema territoriale di Bergamo, come dire, almeno per quanto mi riguarda, ecco, vivo questo come un po' un insuccesso sicuramente. Beh, insomma, qui vediamo un filo rosso rispetto al tema del credito. Bergamo è una parola che non campeggia più nelle sigle delle nostre istituzioni a servizio del credito, che non vuol dire, come diceva, che non saranno, non sono efficaci, efficienti, no, vicine, certamente. Ma non c'è Bergamo. Però è cambiato completamente. Qui evidentemente, direi complessivamente come sistema territoriale, non abbiamo saputo cogliere che dietro la riforma delle banche popolari, che le ha obbligate, non dimentichiamoci, a abbandonare la forma cooperativa per assumere quella dell'SPA, c'era questo rischio che il mercato facesse ragionamenti completamente diversi da quelli che invece poteva fare, quello che era diventato, anche come qualcuno criticamente l'ha chiamato, capitalismo di relazione o capitalismo familiare. A me piace ricordare che si trattava anche di un capitalismo comunitario. Il futuro di Giuseppe Guerini è senz'altro europeo, visto insomma il suo ruolo importante nel Comitato Economico e Sociale, quindi l'organismo europeo, internazionale, che si occupa della cooperazione. Quale sarà il suo primo appuntamento dopo il congresso? Cosa c'è in agenda? Ma ho in agenda due dossier molto impegnativi che iniziano proprio la settimana prossima. Giovedì a Parigi una conferenza sul tema dell'intelligenza artificiale e delle dinamiche di welfare insieme all'Istituto Europeo per la Protezione Sociale, e il giorno successivo a Bruxelles inauguriamo un percorso di lavoro sul tema della
tassazione per l'economia sociale, quindi due dossier molto attuali, molto interessanti, senza però ovviamente mai dimenticare Bergamo, dove continuo a vivere, a lavorare e a essere impegnato sul territorio. Bene, grazie mille. Quindi abbiamo colto che Giuseppe Guerini si appresta a lasciare Conf Cooperative Bergamo, ma non la cooperazione. Lo ringraziamo per il suo tempo, salutiamo le lettrici e gli autori di Bergamo News e diamo appuntamento alla prossima puntata del Caminetto. Grazie a voi.